Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su IPA Gamesport. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video. Finalmente l'Italia è tornata a vincere una partita convincente. Ha vinto l'Italia per ben 2-0 contro l'Equador nell'ultimo amichevole prima degli europei per la nazionale italiana. Adesso ragazzoli non ci sarà più neanche una pausa, ma ci saranno le ultime 9 giornate consecutive per la Serie A, dove molto probabilmente dichiarerà che l'Inter vincerà il campionato. Ma partiamo immediatamente. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Iscrivendovi, attivate la campanella quando pubblico video, vi spunta una fitta e una notifica, basta premere e siete subito qui all'interno del mio contenuto. Sono un pochettino oggi molto stanco, ho fatto un sacco di cose tutta la giornata. Ho fatto anche un po' uno schema di come portarvi, ragazzuoli, i contenuti di gaming nei prossimi giorni. Vi raccomando, andate a vedere se non sapete di cosa sto parlando, andate a vedere il video di 2 giorni fa ormai, pare 3 giorni fa, e vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella così mi supportate veramente al massimo, lasciate un like al video ragazzi, così capisco che queste tipologie di video vi piacciono e soprattutto ragazzuoli attivate la campanella perché tutti i giorni qui su Ivan Gaming Sport alle ore 13 esce un nuovo contenuto e tutti i giorni dalle 10 alle 19 escono tantissimi shorts di notizie di mercato che ce ne stanno veramente tantissime tutti i giorni. Allora, partiamo immediatamente. Domenica alle ore 21 italiane si è giocata l'amichevole tra Italia contro Ecuador, e dove l'Italia ha vinto per ben 2-0, partita che è iniziata subito nei migliori dei modi, perché un calcio di punizione per l'Italia, ragazzuoli, che arriva sulla barriera, tira al volo Pellegrini che fa un super gol al terzo minuto, e poi l'altro gol l'ha fatto Nicolò Barella che ha eguagliato come gol il buon Francesco Totti. Ieri Barella un'ottima serata per lui, la partita ha fatto anche abbastanza bene secondo me ed è stato per la prima volta capitano della nazionale italiana. Migliore in campo per l'Italia Lorenzo Pellegrini, ma partiamo immediatamente dalle scelte che ha fatto il buon Luciano Spalletti, partendo dalla porta che non ha confermato il buon Donnarumma, che ha fatto anche una bella partita contro il Venezuela, ma ha fatto una bella partita anche il portiere di oggi, cioè Vicario, che comunque è stato portiere imbattuto. Difesa 3 con Darmian, Mancini, Bastoni, tutti sono messi sulla media del 6,5, hanno fatto una bella partita, tranne forse Mancini con quel cartellino giallo che lo poteva pure evitare. E centrocampo con Barella e Giorginio, Giorginio un pochettino più arretrato rispetto a Barella, nelle fasce Di Marco che diciamo che non ha fatto la miglior partita della sua stagione, uno dei peggiori forse nell'Italia, se dobbiamo trovare uno dei peggiori tra lui e Raspadori si giocano la cosa di peggiori in campo, onestamente lo dico anche se sono interista. E Bellanova che comunque come debutto non è andato malissimo, poteva fare sicuramente di più. Zaniolo, che la prestazione non mi è piaciuta neanche da parte sua, Rezzoli, anche lui forse uno dei peggiori in campo. Pellegrini e Zaniolo come centrocampisti offensivi, dietro l'unica punta che secondo me non può giocare come punta, l'ha dimostrato anche dopo questa partita, il buon Giacomo Raspadori. Abbiamo una punta, e secondo me quella punta dovrebbe essere per adesso sempre, è vero, devi provare tante cose nuove, e quindi fai provare anche Raspadori, però devi giocare con Retegui, quindi devi vedere un po' Retegui. La partita è stata anche abbastanza bene, perché con le statistiche troviamo un 50-50 di percento di possesso palla per entrambe. La prima fazione di gioco l'ha giocata praticamente solamente l'Italia, ha dominato sia nel possesso palla che anche nelle occasioni. Nel secondo tempo si sono fatti un po' sotto anche l'Equador, ma nulla di che, l'Italia ha secondo me dominato anche un po' il secondo tempo, soprattutto nelle occasioni. E non mi è piaciuta un po' la prestazione di Cambiaso, che appena è entrato ha preso subito un cartellino giallo. Bellissima l'assist invece di Orsolini per Nicolò Barella. E questo qua, l'Italia che vince 2 su 2 come amichevoli nelle ultime, ragazzi, che sta facendo abbastanza bene, sono già 4 partite consecutive prendendo anche la qualificazione agli europei che l'Italia non perde. L'ultima partita che perse l'Italia è stato il 3-1 contro l'Inghilterra il 17, ragazzuoli, di 17 di ottobre, quindi 4 partite consecutive che l'Italia non perde, 4 risultati utili. Quindi comunque è abbastanza bene. Ditemi la vostra, ragazzi, qui sotto nei commenti, intanto di cosa ne pensate di questa partita. Vorrei fare una domanda a voi, rispondete, ragazzi, qui sotto nei commenti. Cosa ne pensate, secondo voi l'Italia,
può andare a vincere e quindi difendere il proprio titolo agli Europei 2024? Io vi rispondo, voi direte, beh, una risposta molto blanda. Invece no, secondo me io vi dico di no, ma per un semplicissimo motivo: non abbiamo ancora l'attaccante. Molto ovviamente lui convocherà sia Scamacca o Scamacca, Radetzky e Immobile saranno i nostri tre attaccanti. Io convocherei anche quel Belotti, che è quella soluzione durante la partita te la può dare senza nessun problema. Ma comunque è abbastanza complicato per adesso la situazione dell'Italia. Non so un po', ditemi voi. Comunque le due partite, anche se non abbiamo fatto benissimo contro il Venezuela, contro l'Equatore, comunque abbiamo giocato anche abbastanza bene. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Potremmo mettere in difficoltà tante tante squadre. Secondo me anche le big le potremmo fare veramente veramente molto bene. Potrebbe convocare Luciano Spalletti anche alcuni dei calciatori giovani dell'Italia Under 18, dell'Italia Under 21, che comunque, cioè, sono buoni giocatori. Se non abbiamo una punta centrale, ragazzoli, da qualche parte la dobbiamo trovare. Stavo vedendo un po' la formazione, quella giovane, Under 18. Beh, Under 18 non credo che può andare a convocare qualcuno, ma già dell'Under 21, dell'Italia Under 21, anche un attaccante. Se giocano bene, ragazzuoli, sarebbe solamente un'ottima cosa, e daresti un'occasione in più a giocatori che potrebbero veramente meritarselo, visto che al momento non hai un attaccante vero e proprio centrale. Chiesa non può fare l'attaccante centrale, ragazzuoli, quindi è questa la situazione. Però secondo me, se vai a migliorare quella punta centrale, come hai giocato, forse anche meglio, secondo me, perché se tu metti, l'ha dimostrato ieri sera, se metti Darmian come braccetto di destra, Bastoni braccetto di sinistra e centrale Acerbi, non te lo dico perché sono interista, ma è un'ottima, ottima difesa. Poi per mettere a posto di Bellanova ti metti Di Lorenzo, Di Marco a sinistra, Barella e Jorginho centrali, Pellegrini e Chiesa dietro a Retechi. Potremmo fare veramente un bel cambiato, però deve un bel cambiato, un bel europeo. Soprattutto l'importante, ragazzi, è superare quel cazzo di girone, che vi ricordo che non è un girone facile. Adesso l'Italia giocherà, torneremo a parlare della nazionale solamente agli europei 2024. Vi ricordo che l'Italia farà le ultime due amichevoli prima degli europei il 4 di giugno e il 9 di giugno contro Turchia e Bosnia Erzegovina. Vi ricordo che il girone dell'Italia non è molto facile, perché sì, abbiamo l'Albania, però abbiamo anche la Spagna e abbiamo anche la Croazia, che non sono due squadre scarse, però secondo me anche da seconda in classifica li puoi superare questo cazzo di girone. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, ragazzuoli, su tutto il piano dell'Italia. Noi, ragazzuoli, ci vediamo direttamente domani qui su Ivan Gaming Sport alle ore 13. E niente, ragazzi, ciao ciao!